Floriana sta facendo un grande lavoro di addominali. Nel frattempo Antonio sta cercando di recuperare la posizione d'equilibrio. Clemente e Laura si sono allontanati, ma rimangono in equilibrio, così come Carmen, tenuta in equilibrio dal figlio Alessandro, ma purtroppo cadono. Tre sono le coppie rimaste in equilibrio. Floriana continua a tenere il peso sulle spalle, letteralmente, di Antonio Zecchila, mentre i più comodi mi sembrano proprio Eremias e Gustavo, che hanno probabilmente, anche per la distanza che si sta accumulando, una leva maggiore, e quindi riescono a tenere il ponte in buon equilibrio. Attenzione, Clemente e Laura stanno cedendo. Clemente è più pesante, purtroppo si allontana e non ce la fa. Anche Floriana credo stia cedendo, ha cambiato l'inclinazione del suo bacino per cercare di sopportare, di ammorbidire un po' più. Tranquilla, Eremia si sta allontanando, credo che Gustavo sia un po' stanco e stia cercando di sostenere il peso di Eremia, che è sbilanciato un po' a drizzare. Floriana sta tenendo duro, sta tenendo durissimo, ci sono i muscoli che sono veramente in tensione, non ce la fa. I principi stanno giocando per tutto, per tenere fino all'ultimo secondo. Tequila, non ce la fa, i vincitori sono Gustavo ed Eremias. Complimenti! La prima coppia leader dell'Isola dei Famosi!